sono stato anche a Malpensa, però qui la commozione era particolare, ma è difficile perché purtroppo vediamo che, pur facendo fatica a decifrare le ragioni, ogni giorno succede qualcosa, quindi credo che siamo tutti disorientati e al contempo chi ha responsabilità come la mia deve cercare di rimanere lucido e di lavorare il più possibile per garantire la sicurezza ai cittadini. Non è facile, ma ci siamo sentiti anche col prefetto, pur in una relativa tranquillità, insomma, l'attenzione è alta. Ormai è difficile capire le ragioni, non credo che ci siano dei fenomeni per cui quasi imitativi in questo momento, quindi la preoccupazione nasce dal fatto che non è così facile decifrare da dove arriva il rischio, anche questa è un po' la nostra preoccupazione. A nome del fratello e di tutta la famiglia ringraziamo sia il Presidente della Repubblica, sia le autorità qui della Lombardia e il Sindaco di Milano, l'hanno proprio ricordato così com'era, con la sua voglia di vivere, nonostante i suoi 92 anni, con tanti interessi culturali, amava molto viaggiare e soprattutto passare un po' di vacanze a Nizza, dove aveva un piccolo appartamentino. Vogliamo ricordarlo, come ha detto la figlia Hilda, ha ringraziato al termine della celebrazione e ha detto che è stata sulla Promenade des Anglais, ha visto numerosi fiori nei luoghi dove sono state uccise queste persone e nel luogo dove è stato ucciso questo assassino ha visto che c'era immondizia, molta gente passava, sputava lì in quel posto. Invece lei si è inginocchiata a pregare anche per questo povero diavolo. Sono qui perché conosciamo la famiglia, siamo una comunità qui in chiesa, quindi abbiamo saputo di questa cosa che è successa a Nizza, molto dolorosa, e ci uniamo nel dolore, venendo con la nostra presenza, cerchiamo di confortare la famiglia in qualche modo. Mi è rimasto nel cuore perché era una persona molto gentile, dove ti vedeva ti salutava, ti era cordiale, non... Quello mi è rimasto come simpatia, come tutto. Ci dicono che a 92 anni ancora andava in vacanza da solo, doveva essere una persona speciale. Quando ho sentito il fattore di Nizza ho pensato subito alla nipote, perché la nipote ha la casa della suocera a Nizza, allora ho pensato a lei e lei mi ha detto no, io sono qui però è il mio zio che è andato lì e non sappiamo, non abbiamo nessun contatto. E poi abbiamo sentito la notizia, siamo rimasti molto ma molto male, veramente. Qual è il significato di questa rosa che hai in mano? Ecco, io ho preso la rosa dal cesto del Presidente della Repubblica Francese Hollande, che ha mandato dei fiori anche per le vittime italiane. È stato un buon pensiero, ringraziamo. Eterno riposo con a lui, oh Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo con a lui, oh Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. L'anima del nostro fratello defunto Mario e le anime di tutti i fratelli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.